Continuiamo un po' questo mood di recensioni in maniera molto formale, quindi una bella chiacchierata tra me e voi utenti ragazzi, per un telefono che vi ha sorpreso, che cercavate, che lo volevate qua sul canale. Sto parlando di Oppo Find X5, quindi non la variante Lite, non la variante Pro, ma la variante di mezzo, quello che l'anno scorso è stato uno degli smartphone su questo canale YouTube più apprezzati, più venduto. Sto parlando di Oppo Find X3 Neo. Quest'anno Oppo ha voluto togliere, no, la nomenclatura Neo per inserire sul mercato questo Oppo Find X5. Per molti l'alternativa migliore in casa Oppo è il Find X5 Pro. All'inizio, quando mi è arrivato, non trovavo forse la motivazione, anche la voglia di testare uno smartphone che mi sembrava troppo simile al Find X5 Pro, quindi come un déjà vu. Invece ci sono dei dettagli che mi sono piaciuti. Vi racconto tutto nella mia review. Sempre legandomi all'anno scorso, c'era un po' di diversità tra il Find X3 Pro e il Find X3 Neo, completamente costruiti in maniera diversa, cambiava quasi le carte in tavola, no? La variante Neo, con un processore inferiore con comunque delle caratteristiche che lo rendevano un signor telefono, parliamoci chiaro. Quest'anno Oppo ha voluto, guardate, guardatelo, cioè, veramente io se non vi dicessi che questa non è la variante Pro, nessuno di voi si accorgerebbe di niente, se non i più esperti che mi notano che questo dispositivo non è costruito con una backcover in ceramica, perché effettivamente non è ceramica questa backcover. Tra l'altro, ragazzi, a questo effetto, lo sentite? Veramente, ma veramente bello. Allora, il primo giorno quando ti arriva lo smartphone, lo unboxi, quindi lo levi dalla confezione, noti che questo retro sembra quasi duro. Poi una volta utilizzato, quindi ormai sono 4-5 giorni che ce l'ho in tasca così senza cover, sembra quasi levigato, veramente un effetto pazzesco questo Find X5. Tutto è al suo posto, quindi mi aspetto un tasto power on, power off con il tasto colorato di verde nel centro come fa Oppo di solito, il bilanciere da una parte, questo frame molto molto bello che luccica, un dual SIM. Ecco, la costruzione, il design, l'estetica che mi aspetto da Oppo si ritrova assolutamente in questo Oppo Find X5. Non solo, si ritrova anche la confezione ricca. Come abbiamo detto, in questo periodo è bene per voi utenti, secondo me, trovare una confezione degna di nota. Coverina nera, come abbiamo anche su Oppo Find X5 Pro, un caricabatterie da 80 W per quanto riguarda la ricarica rapida, lo spillino per rimuovere il vano delle SIM, nonché il cavo Type-C. Lo smartphone, vi dicevo, dual SIM, prende molto bene, non ho avuto problemi con Wind 3, 5G. Ricezione perfetta, l'interlocutore ci ha sempre sentito bene durante la conversazione, nonché anche l'audio stereo condiviso con capsula auricolare, brillante, un audio che mi è piaciuto anche su questo Find X5 standard. L'usabilità è secondo me anche migliore rispetto al Pro, perché non avendo la backcover in ceramica, che l'adoro, è bellissima, tutto quello che volete, ma si risparmia quasi 30 grammi di peso di differenza tra questo smartphone che è poco sotto i 200 grammi contro i 221, vado a memoria, di Oppo Find X5 Pro, quindi 25 grammi, 23, 24 in meno, e beh, però in ambito quotidiano fa tutta la differenza del caso. Per quanto riguarda il famoso sensore di prossimità, non c'è nessun tipo di problema su questo Find X5, quindi le chiamate vanno in capsula senza problemi, gli audio vocali, WhatsApp e Telegram non avete problemi. Dove mi ha sorpreso è stata l'autonomia, da 4800 mAh a batteria con il caricabatterie rapido, vi ricordo 80 watt come vi ho detto prima, nonché anche ricarica wireless veloce. Però ragazzi, ecco, lo Snapdragon 888, che è il processore di questo smartphone, me lo aspettavo davvero uno smartphone che scaldasse. E invece, tipo stamattina, giornata tipo, quindi foto, video, in giro per Firenze, sotto il sole, eccetera, eccetera, lo smartphone sempre freddo. Paradossalmente lo Snapdragon 8 Gen 1 sembra scaldare di più rispetto all'888, che ha stroncato tutti gli smartphone l'anno scorso, tranne dopo le riprove, che le riprove hanno evidenziato comunque un ottimo lavoro di aggiornamento software. Lo smartphone è fluido, gira bene, nessun tipo di impuntamento, nessun surriscaldamento, e sono riuscito stamattina a fare circa 1 ora e 30 di schermo in 5G,
facendo le foto, facendo i video, consumando solamente il 25% di autonomia. Not bad, veramente not bad Find X5. Tra l'altro sono sempre riuscito ad arrivare intorno alle 5 ore, 5 ore e 30, a volte 6, 6 e mezzo con un utilizzo misto, più wifi si arriva quasi a 7 ore, ma ragazzi, cioè anche adesso io lo sento, lo smartphone è freddissimo, è veramente freddo. Apro un po' una parentesi, è forse la cosa che non mi è piaciuta in questo Find X5. Perché dico questo? Perché comunque il costo di presentazione, il costo a voi utenti è molto alto, stiamo parlando di 999 euro e quindi siccome sono 1000 euro è bene anche sottolineare le cose che secondo me hanno fatto un passo indietro. Il display ha un picco massimo di luminosità da 1000 nits e vi dico, potrebbero bastare, ci mancherebbe altro. Il problema qual è secondo me? Che oramai i medio gamma, Samsung, ma anche Redmi, eccetera, hanno portato una qualità di pannello veramente eccellente sui 1000 nits, però per smartphone che non sono top di gamma, non costano 1000 euro a voi utenti, costano la metà se non meno. E quindi, ecco, forse l'unico difettuccio di questo telefono è appunto un pannello non luminosissimo. Per carità, si vede bene in ambito interno, anche in ambito esterno, sotto il sole, in alcuni frangenti però, e me lo immagino anche in un futuro, in un'estate dove il sole picchia forte sul pannello, secondo me è un passo indietro rispetto al Find X5 Pro, che pur anche in sede di review non ha brillato sotto quel profilo, rispetto, non lo so, ad esempio un iPhone 13 Pro Max, a un S22 Ultra, a uno Xiaomi 12 Pro, ecco, quegli smartphone nemmeno nominiamoli perché sennò stiamo un po' disturbando dei display sacri in ambito tecnologico in questo momento. Un piccolo passo indietro, secondo me. Al momento in cui sto girando la recensione di questo smartphone abbiamo Android 12 con ColorOS 12, sapete, mi piace, la Color onestamente è un'interfaccia che mi piace perché offre tanto, anche se vorrei vedere per esempio finalmente la possibilità di cambiare font, visto che c'è il menu, c'è tutto, ma non si può scaricare niente, quindi mi aspetto sempre uno store dei temi che ancora non riesco a vedere, spero che Oppo un po' inizi anche a personalizzare i propri smartphone, lo vorrei vedere, però la Color è una delle interfacce secondo me migliori del momento Android. Lo smartphone gira fluido, non c'è problemi, nessun impuntamento, nessun delay, nessun rallentamento, nessun display che inizia a laggare, nessun frame perso, un buon feedback della vibrazione anche su questo smartphone, quindi sotto il profilo proprio performance del telefono, problemi ragazzi non ce n'è. In ambito foto e video molti di voi potrebbero pensare a un downgrade di Oppo, no? Quindi portiamo tutto sul Find X5 Pro top di gamma, il Find X5 lasciamolo da parte. Non è così, le foto sono veramente al pari di Find X5 Pro e anche i video 4K a 60 fps belli stabili. È migliorata tanto la gestione del colore su questo dispositivo, però vi voglio far passare gli scatti che ho eseguito con questo Find X5. Ecco, secondo voi questo Find X5 potrebbe essere l'alternativa di Find X5 Pro, magari andando a risparmiare 200 euro, prendere un bel pacchetto al lancio e, non lo so, investire in altro quella differenza? Cioè, vi potrebbe bastare un Find X5 come top di gamma assoluto di casa Oppo? Secondo me, ragazzi, sì, vi dico la verità. Il gap non è enorme tra un Find X5 e un Find X5 Pro all'atto pratico, all'utilizzo quotidiano, al touch and feel, cioè veramente io se non sapessi che ci fosse questa variante Pro vi direi ma che bello che è questo Find X5. Quindi secondo me Oppo vi ha fatto due smartphone, uno più bello dell'altro, sta a voi scegliere qual è il migliore e lo voglio sapere qua sotto nel box dei commenti la vostra opinione come sempre, e noi come di consueto ci sentiamo prossimamente nel weekend, sabato alle 14, per una nuova review insieme a Flavio. Ciao a tutti ragazzi.